Lo spazio rispecchia quello che è il concetto di laboratorio, cucina, idee e creatività. Quali attività svolgono e cosa imparano gli studenti in un laboratorio di metodologia operativa? Allora, il laboratorio è uno spazio di creatività dove si fanno attività per tutte le fasce di età, dai bambini piccoli ai disabili e agli anziani. I ragazzi imparano la manipolazione e la realizzazione di piccoli lavori che sono fondamentali per queste fragili fasce sociali. E tutte le attività che vengono comunque fatte qui hanno prima una preparazione teorica, nel senso che i ragazzi vengono addestrati, preparati per preparare delle schede operative sulle quali vengono definiti gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione, i costi. Quindi la teoria che si unisce alla pratica. Buongiorno Presidente, il suo istituto ha scelto di investire nei lavori di ristrutturazione di questo nuovo laboratorio di metodologie operative indispensabile per le attività didattiche. In che modo questo laboratorio arricchisce l'offerta formativa del nostro istituto? Arricchisce in un modo particolarmente importante perché il nostro istituto è un istituto professionale e quindi i laboratori sono al centro dell'attività del nostro istituto. Questo laboratorio ha richiesto un impegno particolare perché grazie anche al finanziamento della provincia siamo riusciti a realizzarlo con alcuni mesi di lavoro, riqualificando tutta un'area importante dell'edificio, ed è venuto fuori un ambiente che è in grado finalmente di dare alle alunne e agli alunni del socio sanitario un posto dove realizzare tanti lavori che hanno finalità educative, che hanno finalità di sviluppo delle attività di animazione, che è proprio un punto centrale dell'attività del socio sanitario. Quindi è particolarmente bello che ci sia anche questo ambiente e credo che tutti avranno un grande vantaggio dall'attività che faranno nel laboratorio. Sono molto lieto di essere quest'oggi in prossimità delle vacanze natalizie all'Istituto Stefani Bentecodi di Isola della Scala, in compagnia di Denise. Siamo stati all'inaugurazione di questo bellissimo laboratorio del indirizzo socio-sanitario di Isola della Scala. E quando si ha un nuovo patrimonio, quando si valorizza la scuola con qualcosa di nuovo, vuol dire che ci si crede. Ci credono le istituzioni, ci credono i dirigenti scolastici, ci credono le famiglie, ci credono i nostri studenti. E noi siamo, e io in particolar modo in questo momento rappresentando la comunità, sono qui proprio per dire crediamo in voi, continuiamo su questo percorso, in questa occasione anche valorizzando ulteriori spazi e strumenti che ci consentiranno di fare ancora meglio in questa bellissima scuola.